un sole a dir poco primaverile di scena al Comunale di Paglieta, l'incontro di prima categoria Gione B Fara San Martino Paglieta. Terzo minuto e subito in vantaggio il Fara con Dienno sul rigore. Estrema punizione concessa dal signor Dorsini di Chieti per un atterramento in area. Decimo e biancazzurri in attacco, ma ad Alessandro servito da Zappone manca il bersaglio. Dodicesimo, conclusione magistrale di Dalì Carnasso su punizione, ma Di Cecco spazza. Nonostante l'avvio degli ospiti, la squadra di casa dimostra un ottimo calcio ed occasioni a gogo. Quindicesimo, calcio piazzato per il Paglieta e traversa piena. Sfortunati gli uomini di D'Ortona in questa circostanza. Ventesimo, risponde il Fara San Martino con un'altra traversa. La sfida è tra i pali in questo momento. Gara viva ed equilibrata in questa prima fase. 27esimo e viene chiamato nuovamente in causa il direttore di gara Dorsini per un atterramento ai danni di lanci. Protagonista assoluto l'estremo difensore gialloblu Di Cecco che agguanta il pallone. 44esimo ed ultima azione di questo primo tempo con Dalì Carnasso che su punizione creano un poco scompiglio in area. L'asso nella manica per i padroni di casa potrebbe essere il numero 11 Dalì Carnasso, appunto, un giocatore distintosi in questo incontro in varie occasioni. 13esimo della ripresa, sugli sviluppi di una punizione per i biancazzurri e De Cecco a dare l'opportunità del pareggio con una presa non da manuale, ma il Paglieta non ne approfitta. Un inizio di ripresa primo di Vordente questo. 23esimo ed è il Fara a sfilare il raddoppio con De Cecco Tommaso che di testa non inquadra la porta. 25esimo, calcio piazzato per il Paglieta, Dalì Carnasso sulla sfera traversa. Molti tiri da fermo di questa gara, soprattutto per gli uomini di D'Ortona. Ma siamo al 32esimo e il risultato resta ancora invariato. 38esimo ed altra buona occasione per i biancazzurri con Tara Borrelli. Si oppone De Cecco tra le proteste di tifosi e non per un presunto rigore. 46esimo, il raddoppio per il Fara ad opera di Disciullo. Giornata amara per il Paglieta finora imbattuto. La gara finisce così con la vittoria del Fara per 2-0. Mister D'Ortona, nonostante il buon calcio visto oggi, è arrivata la prima sconfitta. Lei ha visto bene, purtroppo per noi non abbiamo sfruttato le tante occasioni concesse dalla squadra avversaria, purtroppo è andata così, oggi è stata una partita diciamo un po' sfortunata, però devo dare atto agli avversari che sono venuti qua con la voglia di vincere o quantomeno di giocarsela la partita, quindi ben per loro. Nonostante appunto dicevo la sconfitta rimanete ancora primi in classifica, questo è un vantaggio ancora? Sì, se andiamo a leggere la partita sicuramente è un vantaggio, cioè la classifica sicuramente è un vantaggio perché siamo lì davanti, però le che ci stanno lì vicino tipo Castelfrentano, Orsogna devono comunque recuperare una gara e dove sono squadre anche loro organizzate per poter puntare in alto, quindi anche per i critici della vostra TV, insomma, e per noi è difficile, non è detto che dobbiamo vincere per forza, perché è veramente impossibile. Oggi ce n'è stata una dimostrazione, ripeto, nonostante la sfortuna, nonostante abbiamo giocato con una squadra rimaneggiata, ma questo non deve assolutamente giustificare la sconfitta. Perché abbiamo una rosa all'altezza della situazione, è andata male, la prendiamo per buono, insomma, campionato continua, ci troviamo alla settima, quindi ci sono tante altre partite per dimostrare il nostro valore e quantomeno magari di portare questo campionato a buon fine. Mister Giandonato, nonostante la sua squalifica siete riusciti ad espugnare il campo del Paglieta in questa giornata? Beh, merito dei ragazzi che in settimana hanno lavorato bene e ci tenevano a fare bella figura, perché sicuramente la nostra posizione in classifica non è questa. Mi dispiace per l'amico Enzo, perché sicuramente il Paglieta è una ottima squadra, secondo me la candidata a vincere il campionato. Però ecco, purtroppo il calcio è così, noi penso di non aver rubato assolutamente nulla, che la squadra ha giocato bene, ci siamo difesi bene. Occasione di gol ne abbiamo avute, il Paglieta, a parte qualche calcio piazzato, per qualche nostra ingenuità, non ci hanno messo in grossa difficoltà.
Progetti per il futuro? Progetti per il futuro. Il FARA è una società che lavora come del resto il Paglieta, perché su questo ci sentiamo spesso, conosco quasi tutti qui dell'ambiente, ho giocato con Marco, con lo stesso mister, conosco bene il presidente. Le società penso che stanno facendo una politica di giovani e di ragazzi locali, perché adesso nel calcio non si possono spendere più le cifre che vanno in giro, soprattutto le nostre categorie, e quindi ci accontentiamo di quello che abbiamo, cercando di far giocare le squadre e di divertirci. La società vuole comunque divertirsi.